La cerimonia per Pesaro, capitale della cultura, è iniziata sulle note suonate da Diana, la bambina ucraina di 9 anni, scappata con la famiglia dai bombardamenti russi sulla sua Kharkiv, dove c'era la scuola di pianoforte che frequentava. Ora, la bambina prodigio è studentessa del Conservatorio Rossini. Diana, sabato sera, è riuscita a scaldare i cuori di centinaia di persone presenti all'evento che ha celebrato il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla città. Una grande festa dedicata proprio a Kharkiv, città sorella con cui i legami si sono stretti anni fa e che Pesaro conosce bene perché, come lei, è città creativa della musica UNESCO, quella musica capace di lanciare messaggi potenti e speranze come quelle di Diana, oggi ospitata dalla zia ad Ancona. Il conservatorio ti è piaciuto? Ti piace il conservatorio in cui sei stata? Да. Скажи, что она такая красивая, старинная. Да, она красивая. Il conservatorio è molto bello. Ci sono tantissimi strumenti, è molto bello. Diana, che ha iniziato a suonare all'età di 6 anni, ora è pronta per affrontare nuove sfide. È entusiasta e onorata per quello che le sta accadendo. Il futuro, però, lo vede nella sua città d'origine. Sta sognando che la guerra finirà presto. Oltre a Diana sono stati diversi i protagonisti della serata. Nelle sale del Centro Arti Visive Pescheria e attorno al palco allestito nella Piazzetta della Creatività si sono alternati la voce di Clarissa Vichi, solista pop dell'Orchestra Sinfonica Rossini, accompagnata dal maestro Marco Di Meo, e l'energia dei Bambini dell'Asilo, la cover band di Vasco. Guarda stelle qua, in questo mare di stelle mi perderò con te. Guarda stelle, guarda, è un cielo di fiammelle, il buio più non c'è. Non solo esibizioni, ma anche proiezioni e testimonianze di chi ha collaborato e che per l'occasione ha ripercorso tutte le fasi complesse che hanno portato alla vittoria, trasformando un sogno in realtà. La nostra gioia però è strozzata, ha detto il sindaco Ricci, da una guerra che mai avremmo pensato di dover rivivere nel cuore dell'Europa. Cultura e musica sono necessari per rinascere, è tempo di mettersi al lavoro, ha poi aggiunto Ricci, e sfruttare al meglio una grande opportunità che può durare negli anni. Bisogna continuare questo racconto di amore per Pesaro e i primi a doverlo fare devono essere i pesaresi. E quindi adesso abbiamo una grande responsabilità, mettiamocela tutta, ognuno di noi suoni il suo strumento, non sarà brava come Diana perché Diana è imbattibile, ma ognuno di noi può suonare un pezzo di questa riscossa, che è la riscossa della nostra città, la riscossa della nostra regione, la riscossa di gente che orgogliosamente di provincia ma mai provinciale. Solo così possiamo crescere, solo così possiamo avere sempre più una città e una provincia nazionale. Buona festa a tutti e viva Pesaro, capitale della cultura!